È uno dei complessi più meritatamente famosi della canzone italiana, sia per la bellezza delle composizioni che per l'impegno civile che li ha sempre ispirati. Sono con noi i Nomadi! E per primo il leader del gruppo, Augusto D'Olio, Beppe Carletti, Dante Pergreffi, Daniele Campani e Ciclo Falcone. Allora, un grande compleanno. Dal primo disco sono passati 26 anni. Siamo molto felici di festeggiarvi. Salute a tutti. Allora, il primo disco era Donna, la prima donna. Certo. Sai, prima quando hai presentato hai detto sono famosi per la loro bellezza. Sì. Poi hai fatto una breve pausa. Io ho avuto paura. Dopo la parola bellezza dei testi, dell'impegno, eccetera, allora si è aggiustata. Ho avuto un attimo di timore, anzi c'era già uno spostamento, ma andava avanti i più belli del gruppo. Ma allora guarda, lo chiedo alle tue fans, è bello o no? Sì. Hai visto? Hai visto? Passo dopo. Vogliamo sfogliare il vostro album dei ricordi, ragazzi, perché siete tanti. E eccoli qua, 5 bambini. Ma allora probabilmente non vi conoscevate ancora, non sapevate che i vostri destini si sarebbero incontrati. Questo era Augusto. Niente. Poi stiamo vedendo Beppe. Ma siete quasi coetanei, o sì, no? Siamo sì, coetanei. Siete molto vicini. Poi Dante. E adesso vediamo. Tutti al mare, Tutti al mare. Vediamo. No, questo chi è? No, ero io. Questo è Dante. Ah, questo è Dante. Un avvocatore. Ero io prima. E questo? Daniele? No, questo è Cicco. Cicco, non ne ho azzeccato uno. Va bene. È anche difficile. Vabbè, non siete riconoscibili. Cosa c'era fra di voi in comune che poi vi ha fatto incontrare? Ma secondo me eravamo, la prima cosa è che eravamo ragazzi, quindi avevamo la voglia di scappare di casa, la voglia di uscire nel mondo. Già a 5 anni, no? Per l'età lì, no? Vabbè, a 5 anni no. A 5 anni la mia preoccupazione era quella di vincere la paura del mare per poter diventare un nuotatore, cosa che invece ho rimandato nel tempo. Ho cominciato ad avere un rapporto onesto e vero e sincero con il mare solo a 30 anni. E prima avuto, sì, paura. Mi sono affidato fino ai 30 anni a quella occhetta. All'occhetta di salvataggio. Beh, sì, molto carina. Vediamo adesso una tua fotografia. Stile Augusto, Marianini. Sei stile Marianini o stile John Lennon anche, no? Questa barba sottile, occhiali. All'inizio ero un po' perduto, non sapevo esattamente ancora che taglio avere, che taglio fare. Una cravatta molto per bene. L'unica volta che ho messo, credo, una delle pochissime volte, insomma. Dunque, questo era il 63. Io penso. Almeno. La memoria noi storica pensiamo. È bella. 63. Ah, Beppe, tu sei Beppe, memoria sì, storica. Io ho perso tutto. Perché, allora, Beppe e voi due siete componenti del gruppo storico, sì, insieme a Bila, Gianni e Franco. Gianni Coron, Gabriele Copellini e Franco Midili, che sono seduti laggiù. E invece... Io sono... Voi siete entrati nel gruppo più recentemente. Sì, da 2 anni. Allora, questa mi sembra una grande prova di amicizia, il fatto che siano qui con noi questa sera i componenti anche del gruppo storico, dopo tanti anni che ormai non lavorate insieme, certo, no? Mi sembra una grande prova di amicizia. Bravo. E poi hai visto come diventa
Come diventa elegante, meno trasandato un musicista quando smette di suonare? È vero, loro si sono... Elegantissimi, Englishmen, guarda, sono anche diventati per le scarpe. Dei, così, dei, cioè, sono... degli elegantissimi signori. Che cosa provate adesso quando sentite la musica dei Nomadi? Nostalgia? Dì la verità, eh? Nostalgia no, un gran piacere di aver partecipato a suo tempo. E anche il piacere di vedere il mantenimento della mentalità giovanile goliardica, che penso che sia quello che abbia stimolato i nuovi fans a considerarli dei coetanei nonostante le differenze d'età. Bravo. Presumo. Bravo. Ma hai pensato tu? Vediamo ancora una vostra fotografia, molto bella, tutta colorata, dove siete in una posa, sembrate un gruppo inglese. Dunque, qui è evidente che avete già raggiunto il successo grazie alle vostre prime stupende canzoni. E noi tutti qui ne abbiamo una gran voglia, una grande nostalgia e vi prego, non deludeteci, fateci subito entrare nell'atmosfera della vostra musica. Bene. Grazie. Allora, che... delle prime canzoni, Augusto? Sì, facciamo tre cose per ricordare bene chi sono stati i Nomadi nel passato, nella storia. Vi ascoltiamo. Io non dico i titoli, pertanto non arriveranno fuori da sole. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra non può essere l'età. Città, e se conto di ingoiare una
Questa canzone è stata... ha fatto un grandissimo scalpore quando uscì, suscitando anche... Venite, vieni, vieni, no, devo passare avanti. Non mi lasciate sola con tutte queste poltrone vuote. Questa canzone, dicevo, ha avuto un grandissimo successo, un grande impatto sui giovani, allora, e ha anche suscitato molte, molte polemiche, vero? Censura. Censura. Un anno e mezzo fuori dai circuiti televisivi, dei fonici. Ma questo per voi in quel momento era piuttosto... era duro. Era duro perché era agli inizi, in fondo noi dovevamo... C'è un telefono. Sì, c'è un telefono che suona. Quindi c'è qualcuno. Chi è? Pronto? Pronto? Gucci. Pronto? Ciao figliola, ciao. Ciao, Francesco. Ciao. Vai, Frank. Francesco. Ciao, dimmi. Ti passo... il leader carismatico. Intanto grazie della telefonata, un abbraccio anche da parte mia. A voi, grazie. Francesco. Ciao, dimmi. Ti sento, non ti sento qua dentro, ti sento fuori. E metti giù. Ah, ecco. Facciamo così, è lo stesso. Lo ciao, grazie, so che se sei impegnato in questo momento stai sono facendo le prove. Sono nell'intervallo dello spettacolo. Benissimo, quindi non sei ancora né sudato né stanco. No, sono già sposato, non... un po' stanco. Già? Sei già metà, fare. È a metà. Ah, a metà spettacolo, scusa. A metà spettacolo. Stavamo parlando di Dio è morto, la vostra canzone che sì. aveva suscitato grandi polemiche, anche censura televisiva, eccetera. Poi c'è stato... Francesco, c'è stato qualcosa di, che tu vuoi ricordare? Ma dunque, fu trasmessa incredibilmente, forse la registrazione del tutto, dalla Radio Vaticana. Sì. E questo liberò molto le censure perché erano più, non dico realisti del re, quasi più papisti del Papa, tutto sommato. Ma sentivo prima che dicevi che la canzone ha suscitato allora quei tempi, ma io vi apprezzerò a cantarla fra non molto e appena ancora un grandissimo successo. L'avevo messa da una parte credendo che non avrebbe avuto più un impatto col pubblico giovanile, quello degli spettacoli, sempre il pubblico è di solito fatto soprattutto di giovani. E invece ha un enorme successo ancora adesso e poi i nomadi lo sanno sicuramente meglio di me e quindi devo ancora cantarla e ottiene anche ancora adesso un grande successo. Ne siamo convinti. Francesco, tu hai scritto e noi abbiamo cantato una grandissima canzone, punto. Ma sai, non lo so, delle volte... Io la sento ormai, dico la verità, abbastanza lontana perché le istanze che avevo dentro nel 1965, se non sbaglio, è passato un po' di tempo, non le stesse di un 50enne. Però quello che amo vedere è appunto che il pubblico giovanile la sente ancora addosso come se fosse stata scritta l'altro giorno. Questo per una canzone, non dico per l'autore, ma per una canzone molto importante. Benissimo. È una canzone ancora attualissima. Grazie Francesco. Grazie a voi. Ciao. Ciao.